Ho voluto avere i nostri microfoni Don Mario Castellano, che è il direttore dell'Ufficio Liturgico Nazionale della CEI, e lo ringrazio. Buonasera Don Mario. Buonasera a te Don Maurizio, buonasera a tutti gli ascoltatori. È un gran piacere averti ai nostri microfoni perché ci porti un po' il pensiero anche della conferenza episcopale del Cardinale Bassetti, del quale abbiamo parlato in queste settimane anche per il suo stato, no, di salute. E io volevo proprio iniziare dal Messale, no, perché ci sono state una serie di modifiche che ormai tutti conosciamo, no? Però forse tu ci puoi dire quello che è stato anche il lavoro, no, di questi anni, sì, quando è partito e ora siamo al punto finale. Sì, è stato un bel percorso, anche molto impegnativo. Proprio in questi giorni la gran parte della Chiesa italiana sta iniziando ad utilizzare questo nuovo libro liturgico, il Messale, che, come ben sanno gli ascoltatori, insieme al lezionario è il libro liturgico che serve per la celebrazione dell'Eucaristia. Siamo in realtà è una nuova edizione, non è un nuovo Messale come comunemente, certo, si dice, ma è una nuova edizione italiana del Messale romano, che è giunto appunto alla sua terza edizione. Quando nasce un libro liturgico, nasce di solito nella lingua latina e viene preparato dalla Santa Sede per la Chiesa Universale. Successivamente ogni nazione provvede alla sua traduzione, al suo adattamento. Noi siamo arrivati alla terza edizione nel 2000 con un messale che fu promulgato da Giovanni Paolo II, quindi sì, ci sono voluti ben 18 anni perché questo messale venisse tradotto in italiano, adeguato alla nostra nazione, per cui un bel percorso che ha visto anche convergere il lavoro di tanti esperti, oltre che dei nostri vescovi. Un grande lavoro corale, mi verrebbe da dire comunitario, anche perché si cerca di portare la liturgia e la celebrazione quanto più possibile, no, vicino al nostro popolo. In questo senso, esatto, si spiega il perché, per esempio, di alcune espressioni che si sono volute modificare, penso soprattutto al Padre Nostro, no? Perché poi per la comunità, quella più vicina, secondo me, di modifica è proprio il Padre Nostro, perché la reciteremo sempre, tutti i giorni, anche nella preghiera, sì, sì, personale. Esattamente. Ecco, c'è stata una duplice attenzione in questo lavoro di traduzione del Messale. Un'attenzione alla lingua originale, e quindi al latino, perché la traduzione fosse il più fedele possibile alla lingua originale. Ma contemporaneamente anche un'attenzione all'assemblea, che deve far sue le preghiere, deve sentire sue quelle preghiere che rivolge al Signore durante la celebrazione. E quindi il Padre Nostro è andato in questa direzione. Si è avuta un'attenzione alla lingua originale, così come riportato adesso nella traduzione dei Vangeli e della Bibbia, e poi un'attenzione anche ai fedeli. Sì, io una domanda vorrei fartela, Don Mario, a proposito dell'Ufficio Liturgico Nazionale. Io ho studiato anch'io liturgia, e quando dico questa parola, le persone dicono: ma che è questa liturgia? Io dico sempre le celebrazioni, i riti, mi viene spontaneo, no? Le celebrazioni, sì, della Chiesa. Ma di che si occupa l'Ufficio Liturgico Nazionale, e soprattutto come sta vivendo le sue attività in questo tempo di Covid? L'Ufficio Liturgico Nazionale, come tu dicevi, appunto, si occupa soprattutto della dimensione liturgica, che è la preghiera comunitaria della Chiesa, la preghiera rituale, quindi la celebrazione dei sacramenti, della liturgia delle ore, della messa in particolare. E quindi l'ufficio provvede, come è successo nel caso del Messale, alla preparazione dei libri liturgici, dei testi, e poi accompagna in qualche modo la vita anche delle comunità diocesane, offrendo dei sussidi, garantendo anche un accompagnamento nella formazione, e preparando anche delle celebrazioni, delle proposte. Durante adesso, per il tempo di Avvento, abbiamo proposto un sussidio che accompagnerà la preghiera. In questo momento del Covid, l'ufficio liturgico anche raccoglie quelle che sono le perplessità, i dubbi delle varie regioni, delle, sì, varie diocesi, cerca di sostenere il cammino.
offrendo anche degli strumenti per incoraggiare la preghiera anche a casa, non solo le celebrazioni nelle comunità, ma anche la preghiera in famiglia, che è un grande dono che abbiamo anche riscoperto tra tutti gli aspetti negativi di questo periodo, però anche questo è un aspetto positivo. Una domanda un po' più particolare, perché lui è della diocesi di Bari, quindi volevo chiedere un pochettino come è la situazione Covid, che è l'argomento di quest'anno, nella diocesi di Bari, nella tua diocesi. Sì, è un po' come dappertutto, no? Stiamo vivendo davvero un tempo complesso, un tempo difficile a motivo della pandemia. E un po' anche da noi, come in quasi tutte le diocesi, si sta rinunciando agli incontri di presenza anche per la catechesi, soprattutto in quest'ultima fase, in quest'ultimo periodo dove i contagi si sono purtroppo intensificati. Sì. Stiamo esortando le famiglie soprattutto a non rinunciare all'appuntamento domenicale con la celebrazione eucaristica, portando anche i più piccoli, certo con tutte le precauzioni necessarie. Per gli incontri di catechesi o altri tipi di incontri stiamo preferendo invece la modalità in streaming, online, sulle piattaforme, con quelle modalità che abbiamo sperimentato anche durante il precedente lockdown. E, certo, è un momento di incertezza che porta qualcuno magari anche ad allontanarsi dalle celebrazioni liturgiche, ma più che altro per la paura del contagio. In altri devo dire che ha risvegliato il desiderio di un rapporto anche più autentico e forte con il Signore e un'appartenenza più consapevole alla Chiesa. Questo è vero, questo senso di appartenenza è anche la maggiore preghiera. E una domanda finale te la voglio fare proprio su questo, no? Perché credo che stiamo vivendo il tempo liturgico che forse più di tutti ci dispone alla preghiera, no? All'attesa, alla speranza. Un commento lo voglio proprio su questo, no? Sul tempo dell'Avvento. A livello nazionale vi ricordo di poter scaricare, guardare il sussidio che ogni anno viene predisposto, no? Anche e soprattutto a livello digitale, ma magari parlacene tu stesso anche e soprattutto di questo avvento. Come lo vivrai questo avvento? Come lo stai vivendo? Come un tempo carico di speranza. Proprio nel sussidio al quale tu facevi riferimento, nell'introduzione a quel sussidio è stato scritto che se le nostre parole in questo tempo restano incerte e mute, ma la parola di Dio proprio in questo tempo di avvento annuncia e celebra la speranza. E qual è la speranza? È la certezza, la speranza certa che il Padre, nell'incarnazione del Figlio, si rivela come volto compassionevole dell'amore. È fedele alla sua promessa, Dio si fa prossimo all'umanità ferita, stanca e sofferente. Lo vivo proprio così anche sulla mia pelle, sulla pelle della mia famiglia, questo tempo, no, di avvento, come il tempo in cui davvero Dio si piega sulla nostra umanità ferita, stanca, e viene a salvarci, viene a curarci. Un po' come ci ha ricordato Papa Francesco anche nella sua ultima enciclica, attraverso l'immagine, l'icona biblica del buon samaritano. Cristo, il Figlio di Dio incarnato, è il buon samaritano della storia che si piega sulle nostre debolezze. Questo deve riempirci il cuore di speranza e di serenità, nonostante le ombre di questo momento. Grazie delle tue parole, davvero, di speranza, di gioia. E Don Mario Castellano, direttore dell'Ufficio Liturgico Nazionale della CEI.